da una parte all'altra, conto le stelle della bandiera americana, come la tua gonna, come la tua gomma. E questo sole già. Da Rita Severino sono partiti gli sconti dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Piccoli Grandi Passi presenta la nuova collezione autunno-inverno per grandi e piccini. Una rinnovazione di colori e di design, attenti alla qualità e alla varietà delle nostre linee, proponiamo i nostri brand 100% made in Italy. Solo Soprani, Sylvian Hitch, Sauconi, Adidas, Balducci, Polo Club, Diadora Asso e Lelli Kelly. Scopri le ultime tendenze e gli aggiornamenti sulle pagine Facebook o di Instagram. Vieni a trovarci a Caolonia Marina. Con Piccoli Grandi Passi raggiungi la comodità. Buonasera, buon venerdì, eccoci al nostro 60 News, approfondiamo, aggiorniamo e ci intratteniamo con un ospite differente ogni sera. Qui questa sera giochiamo in casa, lo inquadriamo e lo salutiamo. Pino Carella, grazie per essere con noi, siamo in famiglia e ci occupiamo di quello che principalmente fa in questo tratto Pino Carella, il suo girare per la Calabria e quindi l'umore che raccoglie dei calabresi. È questo che più ci intriga, ci piace conoscere questa sera. Sera non è l'unica occasione per la quale qui Pino Carella, ma ci occuperemo anche di altri aspetti di quello che fa lui nel teatro. Ma cominciamo con le domeniche in piazza per capire, per tastare il polso alla Calabria oggi. Benvenuto in trasmissione, Pino. Grazie, grazie per avermi invitato, mi sento quasi in imbarazzo, siamo a casa nostra, il posto di lavoro in cui ci ritroviamo quasi nel quotidiano, quando sono in sede ovviamente. Le domeniche in piazza sono straordinarie perché incontri gente di tutti i colori, è il caso di dirlo, colori veri, perché già sta arrivando la primavera, finalmente dopo tante giornate uggiose, un po' di sole nel mio cammino, è una settimana importante questa perché andrò in un paese un po' particolare, un po' sperduto, pensatemi il termine, siamo a Gerocarne. Gerocarne è un paese dei vasai, pensa tu, ha una lunga storia di questi mastri vasai argagnati, come li chiamiamo noi, fanno delle cose davvero straordinarie, molto molto interessanti e molto belle. E anche però è un paese che ha un pezzo di storia legato al brigante Musolino. Sì. Ti dico perché. Sì. Perché uno anticipa quante più cose possibile di quello, sì, che vedremo domenica. Allora, uno dei chiamiamoli così traditori, meglio testimone falso del brigante Musolino, un tale Zoccari, il fratello di questi, meglio, si era rifugiato in questo luogo perché lavorava nei boschi. E lì lo venne a sapere il brigante Musolino, Peppe Musolino, come, sì, lo chiamiamo qui in Calabria, la bella storia che ha raccontato anche Otello Profazio in musica, lo vede, lo avvista e lo fa fuori. Quindi è stato il paese dove c'è stato questo fatto di sangue gravissimo, è avvenuto all'epoca. Ricordo che Musolino era stato condannato a 21 anni di carcere, sì, carcere penale, lui evade anche perché quel carcere era ingiusto, lui non aveva commesso nulla, era stato
ha tirato una sorta di trabocchetto dove c'è stato un tentato omicidio, e misero lì il beretto di Musolino, che è stato poi incolpato ingiustamente di quel fatto efferrato di sangue, ma alla fine lui, poi sappiamo tutti l'epilogo. Certo. Quanti è una avuto, delle no? storie che ci racconterete. Sì, è una delle storie che racconteremo domenica. Questa domenica con il sindaco e l'amministrazione che mi hanno accolto in maniera straordinaria. È un piccolissimo borgo, devo dire, ben tenuto. Molto pulito, l'ho trovato. Sì, perché la gente vede quello che vede la domenica, ma c'è tutto un lavoro preparatorio che dura un'intera settimana, di incontri, di scambio di esperienze, da martedì che sto girando, di conoscenze anche personali, perché poi oltre all'arricchimento che c'è come popolo che segue la TV, è anche un arricchimento personale di conoscenze. Sì, personale, perché vai anche a trovare le aziende produttive del luogo. Posso anche nominarle perché sono stati squisiti con me l'azienda di Primerano, così come Monardo, nota industria dolciaria, e nonché il salumificio Ida, tre realtà straordinarie in un contesto abbastanza complicato e difficile anche dal punto di vista sia sociale che economico, e devo dire che si distinguono veramente, hanno una forza straordinaria di riuscire a creare innovazione anche nel prodotto tipico come Monardo e come per esempio anche Ida. Dice un salumificio cosa può innovare, lo vedrete, scoprirete che prodotti straordinari propone al vasto pubblico calabrese, non solo, perché i loro prodotti vanno all'estero, così come quelli anche di Monardo. Siamo anche ormai nell'imminenza della Pasqua, finisce il carnevale, cominciano le ceneri, comincia la quaresima, quindi le uova fatte da Monardo. Davvero io ho trovato un'azienda straordinaria, innovativa, e soprattutto faremo vedere il ciclo produttivo. Perfetto. Di come vengono fatte queste ci cose. Prepariamo meglio alla Pasqua e anche facciamo un po' di pubblicità, che giova per aziende virtuose, perché poi ci porti a conoscenza anche della vera economia della Calabria, tasti il polso alla società, all'economia, alla religione, al credo, al seguito, ai tanti fedeli che incontri anche la domenica proponendo appunto la Santa Messa. Il punto centrale poi del programma, no? La Santa Messa. Sì. La forza di questo programma è soprattutto la diretta. Noi andiamo in diretta regionale, in tutta la regione, poi abbiamo questa capacità di diffondere il segnale anche all'estero attraverso il nostro streaming, anche sui social, e abbiamo un riscontro straordinario. Ed è questa la parte più bella, no? Certo, perché poi arrivano le mail, arrivano i messaggi da New York. Dare opportunità a chi sta oltreoceano di poter vedere la propria terra natia. E non solo, la cosa ancora più bella è il fatto che piccole realtà, piccole chiese sperdute hanno l'opportunità di andare in diretta regionale. Mm-hmm. E non è poco, è una cosa molto importante. Perfetto, ne hai fatte di puntate, non stiamo qui a contarle, però cerchiamo un po' di fare terzo anno di fare un prurlato, una sintesi, un assunto così in pochi minuti su due piedi, senza averci pensato più di tanto, di quello che hai tratto di più da questa esperienza durata per ora 3 anni. È tratto di più soprattutto dal punto di vista sociale, tanti amici. Qualche aneddoto, ecco, sì, qualche racconto particolare. Aneddoti, guarda, ne trovi più nell'altro mio programma Radici, che incontri persone ormai datate, cioè vecchietti, con cui ti racconti e ti, come dire, ti raffronti. Ti fai piuttosto depositario di testimonianze, di ricordi straordinari. Esatto, anche perché loro ti dicono quello che i libri non ti possono mai dire. Certo. E quindi è un'esperienza straordinaria. Questa invece è molto più umana, nel senso che incontri persone nuove, amici nuovi, ti fai amici nuovi, riesci a penetrare un territorio per certi versi a me sconosciuto, perché sono andato in tanti luoghi, per esempio un borgo su tutti che mi è rimasto nel cuore è Morano. Morano Calabro è un luogo straordinario, io credo che quel luogo dovrebbe vivere di turismo, è un muro di case che ti compare davanti, sembrano appese una sull'altra. Ci sono tante comunità che dovrebbero vivere di turismo e non lo fanno però in Calabria. Purtroppo no, abbiamo questa grande difficoltà di riuscire a catalizzare, a tenere la forza di riuscire a fare delle cose importanti, purtroppo ci accontentiamo, e questo è il problema serio nostro, noi ci accontentiamo. Della piccola cosa fatta in un determinato tempo molto molto ristretto. In realtà, se riuscissimo a vedere oltre, a ragionare a largo raggio, probabilmente avremmo anche le capacità di fare qualcosa di importante. È chiaro che tu mostri la Calabria con l'abito bello, con l'abito della domenica, no? Con il volto migliore delle varie comunità, perché un po' si costruisce la trasmissione, però credo, parlo a Pino Carella. Ecco, vedi, tu hai toccato un argomento importante. Uno degli ultimi paesi che ho fatto è stato San Luca. Sì.
San Luca, io ho fatto vedere la parte bella di San Luca, la parte straordinaria che è il tessuto sociale e soprattutto nella sua storia, storia fatta di padre Stefano Flores, De Flores, fatta da Cora d'Alvaro, insomma, che quella che ci hanno lasciato loro, l'impronta che ancora si respira in quei luoghi, e devo dire anche il calore delle persone che abbiamo incontrato in quella mattinata a San Luca. San Luca come altre, attenzione, perché abbiamo comunità che, ti parlavo prima di Morano, ma ci sono altre, tipo per esempio Torre di Ruggero, la stessa Spatola, Serra San Bruno, siamo nel circondario delle Serre, siamo stati a Fabrizia qualche settimana fa, un freddo cane ma un calore straordinario della gente. È stata... Poi c'è questa rubrica nuova che sto introducendo adesso con delle vecchie cartoline e colgo l'occasione per ringraziare Marziale Mirarchi che mi sta fornendo questo materiale eccellente della sua collezione di indubbia importanza, una collezione sterminata di foto grandiose, di vecchie cartoline, e devo dire che questa nuova rubrica ha riscosso un successo clamoroso, cominciando proprio con Fabrizia. Siamo andati a trovare angoli che gli avi ricordavano, i nonni, quelli che sono in Australia. Io ho rapporti, per esempio, adesso epistolari, meglio sui social, adesso ormai non si scrive più, si scrive tramite computer, con persone che abitano dall'altra parte dell'oceano, dall'altro continente, un nuovo continente come l'Australia, e devo dire fabriziesi, attenzione, di Fabrizia, che si sono, come dire, compiaciuti di questa cosa, di vedere la loro chiesa a portata di mano, nel televisore, nel loro computer. È un... E allora, se sei d'accordo, Pino, che la regia ci faccia contenti, no? Nel senso, proponiamo anche qualche immagine, perché staremmo qui a conversare all'infinito, ma è bello anche mostrare e rimostrare queste stesse immagini al nostro pubblico in questo momento, al pubblico di 60 Ecco, io ti invito a far vedere la scheda di Morano. La scheda di Morano. Straordinaria. Allora, la vediamo subito, via. E poi il teatro di Pino Garella. Le case, una sull'altra, come castelli di carte da gioco. Il soffiare del vento tra i vicoli stretti sembra scuoterle, al punto di farle vacillare. Le raffiche gelide del pollino, quando sua maestà l'inverno si fa sentire, lambiscono il paesello, a riparo sicuro, nella sua rupe. Quando il muro di casa ti appare davanti con tutta la sua maestosità, incute timore al visitatore, estasiato da tale possenza. Di giorno, luminoso, sotto i raggi del sole, e poi, quando esso il sole buca le nuvole, il paese si rappresenta come un raro dipinto, ed un turbinio di mille colori accende allora nella mente fantastiche visioni. La grandezza del suo castello rimembra epiche battaglie. E poi a sera, quando l'ultimo raggio si perde tra le montagne, si accendono le luci e il grande presepe ti appare davanti. Il minimo movimento visibile a distanza dà la sensazione di pastori in movimento. Quando la notte culla il paesello ed ascolti il silenzio intervallato dall'atrato del cane, allora pensi a tutti i suoi tesori custoditi gelosamente. Thank you.
Benvenuti a Morano Calabro, il presepe del Pollino. Tornati in studio, abbiamo già cambiato argomento, il teatro di Pino Carella, facciamo un rendiconto di quella che è l'attività, quella più attuale, e poi anche faremo anche altri passi a ritroso. L'associazione teatrale che curi? L'associazione teatrale sta per cambiare pelle, ti spiego. Noi da qui a poco diventeremo compagnia stabile. Abbiamo intrapreso questo percorso nuovo, dopo 30 anni di attività abbiamo deciso di fermarci, non con gli spettacoli, ma fermarci con lo stabile. Vogliamo creare un teatro dialettale qui a Roccella, dove poterci esibire, dove si possono esibire anche gli altri, quindi uno spazio nuovo per tutti, ma noi dopo tanto girovagare, abbiamo girato in lungo e largo la Calabria, la Sicilia, in Italia, siamo stati in tantissime parti, abbiamo pensato anche perché l'età avanza, insomma, abbiamo pensato di ospitare piuttosto che essere ospiti. Esatto, per un po', almeno per un periodo, dobbiamo provare a fare questo esperimento e provare a fare un cartellone nostro, e l'abbiamo già cominciato. E poi anche una certificazione di maturità questa, no? Ma un po' sì, devo dire sì, perché soprattutto maturità, che dire, anche d'età e fisica. Per stabilità, no? Vabbè, al di là dell'età, sì. La stabilità, certo, la stabilità c'è ormai da anni, perché noi abbiamo trovato un'identità precisa che è quella del dialetto, il teatro amatoriale e dialettale. Devo dire che l'esperimento fatto con Ciccio Pacci è stato straordinario, abbiamo ricostruito questa commedia dopo 25 anni. 25 anni dopo. Parliamo di Ciccio Paccio, sì, che è proprio l'ultima apparizione pubblica. È una commedia di Maria Pia Battaglia con cui noi l'abbiamo affrontata 25 anni fa, facendo almeno una cinquantina di repliche in giro per la Calabria, anche fuori. E devo dire che a distanza di 25 anni sembra completamente rinata, nuova, sempre giovane, molto, molto esilarante per certi versi. Abbiamo cambiato qualcosina, qualche carattere, affinato meglio qualche carattere, anche perché si matura anche come attori, no? E devo dire che abbiamo fatto un sold out all'interno dell'auditorium di Roccella Ionica, impensato, io non credevo che riuscivamo a riempire l'auditorium, invece è stato un pienone che è molto, molto gradito, significa affetto verso la nostra compagnia, il nostro modo di operare, il nostro modo di essere, e noi siamo contentissimi di questo. Ciccio Paccio che la settimana prossima dovrebbe varcare le soglie del carcere di Locri, andiamo alla casa circondariale. Parlami di questa esperienza. Sì, è un'esperienza importante, che io ho fatto negli anni, continuo a farla, fatta con i detenuti, a cui ci scambiamo, come dire, esperienze, io teatrali ovviamente, loro quelle di vita, certo. E poi operiamo insieme cercando di fare che entusiasmo trovi? Molto, molto bello. Nelle molto carceri. Bello, molto bello, perché per loro sono quelle due ore di libertà meno psicologica. Mm-hmm. Io a tal proposito voglio ringraziare la direttrice, la dottoressa Delfino, insieme a tutto il personale dell'area trattamentale, anche di Locri, il comandante del carcere di Locri, insomma, che si mettono a nostra disposizione spesso e volentieri quando andiamo a fare queste cose. Adesso saremo con Ciccio Paccio, dobbiamo stabilire la data, ma da qui a poco, credo la settimana prossima, di riuscire a rappresentarla, che anche stiamo cambiando qualcosina perché abbiamo avuto un problema con un'attrice che non può venire più, quindi abbiamo già sostituito. Stiamo lavorando per affinare la commedia, certo. Appena è pronta ci esibiremo davanti ai detenuti di Locri. 30 anni in 30 secondi come potrebbero essere raccontati? Beh, 30 anni in 30 secondi sono, come credo che la parte più alta, almeno per la mia esperienza, è stata quella quando sono diventato autore di teatro. Cioè, prima non scrivevo, prendevo le commedie degli altri, adesso sto producendo anche il mio teatro, è nato anche un libro. Teatro di Pino Carella, per l'appunto. A Ruga Vecchia, non a caso abbiamo messo questo titolo. A Ruga Vecchia in Calabria spopolato, abbiamo vinto varie rassegne, di cui anche Calabria in Scena a Catanzaro, davanti a un cospicuo numero di compagnie teatrali noi siamo arrivati primi, abbiamo vinto altre rassegne come quella di Polista, adesso non mi vengono in mente, ma altri premi attribuiti al testo, alla regia, ma anche agli attori. Gli attori hanno avuto una grande soddisfazione con la Ruga Vecchia. La ruga è il passato, il recente passato, ma anche il futuro, ma sono rughe differenti. Sì, io ho voluto scrivere la seconda parte, cioè la Ruga Vecchia è diventata anche Ruga Nova, come si è evoluta 20 anni dopo praticamente.
La ruga che prima era così, come dire, molto calda con le amicizie che c'erano tra il vicinato, nonostante litigavano tutti i giorni, però nel momento del bisogno erano tutti insieme. Sì, era abbastanza, gergo, sì, era abbastanza social. Sì, nel gergo dialettale noi diciamo dove sputa uno allicca l'altro, era così la ruga di un tempo, adesso invece no, la ruga nuova si è spopolata, non c'è più quella armonia che c'era un tempo. No, perché anche col dirimpettaio comunichiamo col telefonino. Ma non solo quello, non c'è più nessuno, ci sono pochissime persone che abitano nelle nostre rughe, almeno su quella dove sono nato io. Io quando ogni tanto ci vado, sai, mi piace camminare nel mio rione dove sono nato. C'è odore, c'è sapore, cosa c'è? Una volta si sentiva l'odore veramente di quello che si cucinava, adesso... Ma nemmeno quello adesso. Silenzio, vuoto, mi fa impressione qualche volta, anche perché come cammino odo anche il rumore dei miei passi. Mm-hmm. Prima non lo sentivo perché c'era un vociare continuo, le finestre tutte accese, adesso è tutto chiuso. E questo ha messo in evidenza a Ruga Nuova, nella commedia nuova, appunto la continuazione, la parte finale è proprio anticipa questa. Quanto più possibile. E l'abbiamo vista quest'estate, questa è una commedia briosa, interessante, ma come sempre da spunti di riflessione importanti, la solitudine, come per non abbandonare i nostri anziani. Spesso e volentieri ci dimentichiamo che un anziano ha dentro una intera enciclopedia e che quando va sottoterra anche l'enciclopedia va sottoterra. Esatto. E quindi vengono lasciati al loro destino da soli a passare le giornate. Questo mette in evidenza la solitudine dell'uomo di una certa età, che è messo al centro di questa commedia, che alla fine qualche lacrimuccia forse scappa dopo una serie di gag importanti, perché tratta anche il problema delle malattie anche mentali, come il morbo di Alzheimer. Sì. Alzheimer è una malattia terribile, e uno dei il protagonista di questa commedia aveva questo accenno, anche quando diventa nello stato precoce, no? Anzi primordiale meglio, questo tipo di malattia, spesso e volentieri abbiamo un timore o paura, in realtà è meglio stare vicino a queste persone nel limite del possibile ovviamente, ecco questo mette in evidenza. Perfetto. Quella commedia. Non ci rattristiamo più, anzi rallegriamoci con le battute degli interpreti della Ruga che è stata proposta quest'estate. Adesso andiamo a avere un frammento dello spettacolo che avete proposto quest'estate. Ti ringrazio Pino e a presto vederti su un palcoscenico. E a voi, dopo avervi goduto questa visione della commedia, a presto vedervi in un altro appuntamento con 60 News. Pipi, la miglior banana somola! E chi banana? Puma! Pira! Maluni! Guardate! Guardate che bello! Che leio rosso! O pezzetangolo, che ve credevo! Voto ogni a prova! E se non vi piace non ve lo pigliate! Accorrete, accorrete! Ancora per poco poi la macchina se ne va! O la vindo o la brucio! Anzi no, la vindo! Cullocci non si accatta niente! Mettete manetta a buggia e cacciate fuori i sordi! Cosimino! Cosimino, venite per cazzo! Sì, che mi servono cose gelli! Venite che non mi fido, che sono tutta giunca oggi! Ah, oh, mamma mia! Vegno, vegno! Arriva una volata, donna Rosa! Voglio vedere quanto ho allargato sto cazzo di capi, posso trasere cala per caì. Mamma mia, cavo numero 8 sempre la stessa. Quanto vado andare mu dico che questa roba comunale, potevo mettere mano noi. In tre casi c'è i nostri non hanno toccato un mattone. Se non pensate come, tu va cattata nella bicicletta, picciola così trasita da ruga. Allora, dicetemi, signora Rosa, che volete voi porto? Il mo pure ognuno diventava un B. Mamma mia, che onori. Che volete? Non tutti sono come voi, se vedi che siete una signora in un certo stile. E certo, potete essere tutti stessi che no, e allora, meno male. Allora, che volete che porto? Dicetemi. Allora, Cosimino, mi portate 2 kg pomodoro,
E due chili di pume e di pira, capisci questo? Due e due. Quale due e due? Vai da robo e faccia la spesa. Evita che mi raccomandi pomodoro, un menù mezzo verde, che mi serve una cazzalata. Pomodoro mezzo verde. Non fate come solo tu vostro, che in tuo cartoccio sotto mi pensate che gli burruti. Capisci questo? Quando mai, sempre. Verdura non volete che l'hai bella fresca fresca stamattina? No, allora ti c'è io qualcosa faccio ancora. Che politi, pomodoro no, che non fate cazzo assai. Ma qualcosa c'è, certo. Quando campava a buonanno mio marito, ma non mi mancava niente. Che io, grazie a Dio, faccio tutte cose. Quando è maccato. Amaro, compare Antonio. Se ne hanno sonno. Una volata. Che era bravo. Credo le chiamano poco, però era bravo. A verità, ma credo le ieri gridava. Ma sapito nera, malo, no, ero carattere soi. Capo, se sapevo, mi pigliate, volevo dove volevo, sapete? Ma scusate, ma tutti i catenazzamenti avevo con te. Che c'entro? Sentite, portatemi pure un maluni. Sì. Evita che voglio un mestre maluni e no cucuzza. Capisci questo? Maloni e cucuzza. Capisci questo? Sì. E vi raccomando un piso. Sì. E poi mi piso una violanzaia mia, che mi pare? Vabbè, vabbè. Vai, e venga una volata. A dove gli altri? Ma dove vai? Ma devi dire cani, che mi pare che accatti cosa muzzo come cavolo a mazzo. E andai a usarci i prezzi, se non accatti. Ah, i prezzi, come la settimana passata. I pomodoro a 700 lire, i pira a 900, i pomo a 600 lire, e l'umalone vuoi fare a 4. Carcate, Yoko, sempre più caro. Ogni settimana è più caro, volete? E che noi mi regala roba? Buona vita mi regalate, ma io non è che posso dire ma roba per pure fare la spizza. Senti, te non hai tempo per dire, che andai pure con gli vicini che buono. Che io che buono io, ma vale anche da bugia. Sì. Vai. Niente, che muoiate cacando. Se lo vai. Amo te bene, che quanto roba ordinaste? Tutta questa roba mangia mezza ruga. Un devo t'arriva. Non ci spucci niente, niente. Chi lo pigli tu? Voglio mangiare ma butto quanto voglio. È possibile? Buono. C'è bisogno di insurfere. Se non volevi mi risignificato, tu non buttavi intro e ordinavi che io che volevi e nessuno ti vedia. Ma ne sceste paccia, cata! Tu non sai che mi portava intro, ta casa è una femminuccia sola, o mi levano su posto merianca mia, che come? E poi tu non sai che io sogno vedova, io vedovo pure, la nomina di chiesto mi mancava, mi caccia una mia, che come? Quanto si fessa, io non vi che hanno partito buono, fatica quanto uno sumeri, e sa ciò che andava mi faccio tutti questi sacrifici, i figlioli l'avevo tutti sistemati, cuvola per Nova York, cu per l'Australia, solo un picciolo lava Torino ed è puro divorziato. Ah, davvero, cata? Sì, e tu come sai? Oh Gesù, come sai? Tutte cose sa tu, come sai? Ma siamo mezzi parenti, come sai? E che tu non muoio questa maca se parente con cose mino. Come siete parenti? Oh Gesù, a buon'anima da suocera mia, era cugina, da cugina, da canata da suocera sua. Cazzo, parenti stretti! E poi, parica, che sono cose che si possono ammucciare. Allora non ti accorgesti che andava in apparatanno che bene solo un figlio imperi, che la moglie non sa porta più. E vai vedendo questa cosa, cata. Cosa passa? Mamma conta giusta. E queste cose mie non da parra. Che queste non erano cose si contano in giro, che queste scorno. Poco, poco, poco. Che vuoi muovere? A tia, a tia, perché ti raccomando, non mandavo te fuori parola. Oh, mamma mia, cata, manco una mucca non scevi. Capica, io non voglio malucare, specialmente tra parenti. E che tu non mi conosci, cata. E apposta che ti conosco, già mi pentivi che ti contavi queste cose. Ma dobbiamo mettiamo cata come sia. Cammina, cammina. Cata. Oh, cata. Ma dove sei? E sempre girando te ne vai. Usa che non voglio stare solo. Un danno che mi catti. E quando non c'è piglia tocco, non c'è più verso se poter pigliare. Come scasso pedi di dentro, non c'è a chiamare. E vuole solo a mia. E chi lo fa, cata? Fustata stavo a me, signori. Vai. Ma vengo, ma vengo. Cata. Oh, cata. E poi? Vieni qua. Eccomi. Che mi portaste? Quando avete pira?
Il puma. È stato vivo con me. Il pomodoro mezzo verde. Non è normale, no. Che mi mentisto, il pomodoro so io come mi mentisto. Mezzo verde. Mezzo verde. Sì. Sì, mezzo, sì. Mezzo. E che mi mentisto? Ah, filetto mio. E non buono, e non buono, sì. E che mi mentisto? Che andiamo i maloni. E la cucuzza. Cucuzza? Come c'è il cucuzza? Voi. E mi disse che voglio un malone, non un mecco. È scritto qua, un malone, che non c'è una cucuzza. Che dai ma voglio, questa è, che dai ma voglio. È buono, buono, ma ormai tenete villa che non voglio manco me la pago. E mi vedevo, quando hai bisogno? Sono 4.500 lire. Un culo. A voi. Che mi cazzo tutta la colla. Ah. Sì, mi vedo che vai a vedere i soldi. Facete buon comodo, facete sì. Buon comodo. Sì, mamma sì. Mia, mamma quanto pesano. Ai mio letto. Ah. Che comodo. Sentite Cosimino, voglio vi domando una cosa. Dicete, volete un'altra cosa? Vai a più dalla napa. No, no, volevo vi spiegare una cosa. Dicete. Ma voi tre figlioli avete? Sì, sì. Sì, tre. Tre. Perché? Tre, niente proprio, niente. Tre, ci andava tre. E l'avete tutta maritata, tutti. Sapevo che maritai. Quello piccolo. Ma voi, come mai ho mi spiegati? Niente, mamma mia, proprio così. E sapete com'è Cosimino? Deve appare a volte che tu piccolo che bene solo. Mi prendia un picciolo era, no? E mi pare che ancora non l'avevo sistemato. Cata. Allora l'avete sistemato pure un picciolo? Sì, 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 sistemato, sì. Maritato, sì. Meno male, che salute, che salute. Allora vai in tra e vi pigli i soldi così. Cosimino, e che ci vuole, sì. Ve m'avete, che la giordano pure io. Buongiorno, signora Cata. Buongiorno. Vedete, come chiamo? Mastro Vico, come stai? Che volete, sempre in una maniera. Voglio dire che andava sta bella giornata e ho fatto meno 60 un poco fuori, pigliano un po' i soli. Ma voi non sapete che mi faccio. E una volta che andavo mentre colla, e una volta che andavo con giappetti, fuoco, fuoco, che dici, che facci? Ancora non c'è pari che scarparo e che andava a boutique e le discepoli, vedete voi? Amaro Mastro Vico. E che io ero un bravo scarparo. C'è però mestiere a mezzo paese, poi sì. I figlioli sono da giro. Vete voi. È un lavoro se per Dio. Vete voi. Allora, che volete? Sì, sì, ma vi dico. Ma prima che vi spiegava su un pessera, pare che vi domandava per i figlioli vostri. Che io che dopo un dopiglio, che non ci importa, diga. Secondo me, se io accertando vede se siete solo. Sapete, pure io è sola. Pure se ancora in casa godiglia andava che la prignola della figlia, che non ha sistemato. Ma io se vado guardando in giro, vuol dire se si può prolocare prima io. Voi dite che è così? È così, è così. A me non mi pare, ma... A voi, ma è anche un sciuveccio a pirareia. Ah, che mi portate? A proposito di pira, portatemi pira o pruna, i più maturi che ne pira, avete. Sì, sì, pruna. Belle vabbè. Mature, vedete che voglio. Camaro mio è sempre stitico. Ah, sì, non si fida, niente, non si libera in una maniera. Vai, vai a bei pigli sì. E vegna una volata. Come è che mi cozzate l'anca? Tedesco che prima metto la colla da un pulizio per la tomaia, capisci? E non è la prima volta che tu dico. Oh! Condanna che mi cazzo! Cucculave, che fortuna mia, cucculave, che se voglio Gesù Cristo deve montare da sta capace, che non mi fido più, e non aiuto più forza a vita Dio. No, io posso atterrare, quando io trovo anche qualcuno che non mi dona una mano, perché non mi fido più, e da io non figli sistemare ancora sta casa. È buono, buono, quanto cazzi con la mentezza, che ti pare che andare a regalare una cosa? Come arresce, come arresce? No, io mi credo, no. Te crio, cazzo, che non vedi la mattina la sera che qua, sogno camera, che sogno a me. Ecco, dai, io riparo. Ma come? Se ne dico, se mi non prendevo un cazzo. E devo avere una porta. Ah, non vieni a portare la porta. Sì, ecco, venire allora, ragazzi. Sì, che cazzo metti i pira e mi messo due prune in cera. Non si sa mai, a Mastro Mico. Carcastovo buono, carcastovo. Non c'è giova. E dove cercavi, ma qua...
Quante? Sono 2500 lire. Culo! Sempre a voi. Come cazzo, ne ha trovata tutta la colla? Ma io vi pedi i soldi. Facete con comodo. Sì, vai. Allora Cosimino... Ci spruca la vita, ma tanti figlioli, sì, sì. Sì, sì. Va bene, ma vedo ogni sorte così. Sì. Ma come per dire un fatto? Mettilo meno che sotto. Sì. Ah, ci sono giusto, c'è bisogno neanche i miei contatti. Babbo, babbo. Babbo. Allora dici tu che la vita mi ha arrettato. Sì, sì, sì. Meno male, casa, sì. Casa. Buono, buono. Vai, e metto a mangiare suppa così. Facete con comodo, facete. Così meno. Vedete che andavi 3.000 lire. Ora sto buttando che pensavo la settimana passata. Ah, e manco mi ricordavo. E poi, ma io mi ricordavo. Fuco mio, mico, mico. E ti disse non mi esci che veni e ti pigliava io. Muoviti. Fuco mio. Fuco mio. Fuco di tu meno. Dottore, non sapete che dolore di pancia che dai? Mi dolore la segnale, mi dolore. Non sapete che dai il riparo. Venite qua, toccate. Toccate se non mi credete. Toccate se non mi credete. E poi, una carpone mi voglia e non mi viene. Ma chi tu sa ciò che è? E tu sa anche che viene vita vita. E poi, mi dolore sempre a testa. E io ti ripeto, io non se ne sento. Non è un medico. Ah, no? Non è, no. E che è qui? E ste cose mie, non fruttivendolo. Ah, zop. Sì, tuo amico. Oh, come scusate Cosimino che non sape che io che dice. E manco che tu che faccio. Ma voi non vi preoccupate. Io sono abituato. Sono abituato. Cata! Che buttato? Ecco che ci buttavo, buttiamo noi. E mica state zitto. Ho vinto, ma tu parla che tu c'hai la giornata felice, 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 avvicina senza gli per entra. Adesso che voglio mento mangiare sopra. Mangiare? Mi fa come più che due mosche sono. Più che io e la figlia. Quando torna, che sa dove che studia. Dice che andavo diventata dottoressa. Si scorda che dormia con il porco sotto il letto. E che non posso parlare. Se non ci mostrava la dottoressa. Dopo che figlia manna, cosa si marita con figlio? Dove io vanno in questo paese che volevano e io non che volevo dire se mi arretare se ne ero per sopra se ne ero o nord almeno sa che trovare un lavoro sa passano buone se vanno bene ma se con la vera questo mi posso lamentare no ma tu cacci con la vera per cantare gala no davaggio vi saluto e gli altri c'è un medico così dottore. Dottore, venite qua, venite qua. Non sapete che tu non ripassi che dai. Mi dà, mi dà, mi dà, mi dà, non sapete che ti riparo. Vieni, toccate, toccate se non mi credi. Toccate, toccate, vieni. Cammina, bassetto. E poi mi dà sempre a testa. Bassettati, assettati. Dì, dì, vieni. Settati. C'è, io ce ne sento. C'è. Ma non è un medico. Ah, no? No. E vuoi mai tu? Mico. Come è? Tanta barretta. Come è? Tu con lui, dove sei? Le metti qua. Pulizia, pulizia. Quando cazzo ti impara? Cata! Che vuoi? Vi canescio che vai po' pani. Tu uomo, tu porta tia. No, pulizia, no, quando io non morso da ieri ma basta. Ma su mico, come amo oggi? Come un cazzo? Tu, comico! Ma comico! Il cazzo non è il proprio scalzo. Lo vanno fatti i ghiacci e vanno fatti i pezzi. Come riesce, cata? Senti, mica su poco cazzo da stare una cassalora con poco fagiolo al lume. E incende mizi acqua non per riompingi ma ogni tanto va a battere la capisci sta che non vuole rio si brucia va. Senta allora tu porti i pani ti disse che no calaio e da io vi cudiglio e mangio dillo bello tosto che dobbiamo trovamo cata quella dobbiamo trovamo riparo non dobbiamo trovamo un pannaro quale pannaro quale facciamo pannara come pannaro carica le scarpe con siamo sì quella quella non sa quella rosa agnere do porco, agnere do porco. Ma quale porco è porco? Un porchisore, sai? Tu con noi. Un porchisore. E state cento. Che bella pulita, e con le poi in colle, capite? State cento. Tu, quando cazzo ti pare? Oh, che giornata oggi. Oh, come ho. Come avvenivi.
Ah, come? Figlio, te ricogliste? Certo, è sabato mattina. Oh, come, quanto sei alto? Ma non ti aspettava io. Fici un po' che ritardo il treno. Ciao, papà. Ma cos'è il numero? Due soli, venite qua, non sapete che tu lo ripassi che dai, mi dà la signora, non sai che devi riparare, venite qua, toccate se non mi credete, e poi lo carbone mi va in alzami bene, ma che tu sai che questo sangue che mina vita, e poi mi dà la sua testa, io ti dipendo, io me ne sto dicendo. Buongiorno, gnuracata, mastro Miku. Peppino, era molto stesso treno e manco mi vidisti. Scusami, non mi accorgivi. Attia! Vedi che mamma ti ha dato una cassalora, supa. Mi nome si brucia. Che chi sono deve risufare, invece vuoi vedendo scuola. Mamma, finiscila. Io gli faccio buono che vai all'università. Ah, sì? Io gli faccio buono che lo dici tu. Ma intanto ti non ti cala a scuola, tia. Stai lavorando, che ti lamenti? A me non mi dà niente. No, non mi dà niente. Giusto, gnuracata. E chi vi lamentati? Io lavoro e non ci manca niente. Vuoi che dici? Senti, bella, ma tu stai studiando per dottoressa o per avvocato? Dica, io lo lavavo, che sape per me si difende. Oh, mamma, ma è che sempre una musica. È sempre una musica. Basta, per favore. Va buono, entra subito dentro. Ciao, dividimo. Portiamo vino. No. Uvino, portiamo vino. No, pa, dissi dividimo. Dividimo? E che dividimo? E niente, vediamo. E non vediamo niente. Me ne trasa dentro, che sono stanco. E non toccare a colla che ti collimare, che stessa? A lingua andava a riotte su colla. Mette colla. Mamma! Mamma! Se c'è che io che passo con il giorno, tu non sicca e non bevi, ed è pure giusto. Ma io non ce la faccio più. Un cervello sa che non fili capito. E a dire io, signore, ci mangiavo e da mio manca, sai. Ah, fuoco mio. Cata, non è che costruita caro mi guarda sta cassalora, mi impingia a giola. Mica si ricoglie figlia. Figlia, ma? Sì, in ciò di sadiglia. E che ne aspettava tu ormai, questura? Coccovini? Coccovini? Penso che fece tardo il treno, che pure per non so me si ricoglie. Perché andavamo a Pisa e volevo farci un telefono che non mi siamo a fare noi. Perché mi chiama prima, lo vedi? Ma... E tu quanto roba che tasca? Che mi tocca, che mi tocca? Quando vuoi che mangia un esercito? Non è un fatto toi. E dici che andiamo a pulire, bella pulita tua maglia. No, tu. Cai, penso che c'hai quello da mettere. A proposito, di mastro Miku, vi cantavo di che dovevo gli fare la spesa. Puntava una signora, un'idea che cerca un lavoro, guardano cristiani, sai? E non aveva di essere manco italiana, che non parlava tanto buono italiano, no? E allora... E io dico la verità, ti vedo tanta che era un po' capelluta e il giudizio venne qua così, ma parlato, e meno male che andava Peppino così. Buongiorno, signora Rosa. Non ti fa mai tu. E poi io, figlio, mamma mia, figlio, che sei lungo. Ma quando, che dicevo? Ci stai dicendo a mamma che non è cosa sua, potevi dire a parte da solo. Andava mo con ciò dico, solo che ieri manda sempre, te manda. Dai, tu pigliate provvedimenti. Sì. Che andavo mente? Che devo mettere? La mia mamma ti andavo mente. Provvedimenti, sentiste? Un momento qua. Ma che sta facendo? State fermo. Che stai facendo? Che non faccio un pezzo di terra, mio figlio. E state fermo. Dai, mi trovavo con qualcuno, mo guarda, ma... A trovavi forse? Ah sì? A trovavi sì. Sì, da potica vi una bella cristiana, sai? Bella come un sculiera. Sì. Ed in ciò disse, venne qua per stare parti, che così vi mettete d'accordo. Che te l'hai per stare parti? Non te l'hai mazzacare per stare parti? Mi voglio portare. Ma quali mazzacare e mazzacate? State zitto. Ma senti, signora Rosa. E quando ti disse che avevi chiesto? Io ci disse, venne pure un mattinato appena si sbriga. Speriamo che vieni, anzi, mo andava Peppino, ti scelgo che ti metti d'accordo certo, con Dio. Certo che tu, dentro me te sei buona, dentro me che sei fattio, vici. Mia, babbo, tu piccero toi. Ma voi sentite sto giarbo? Oh, Cata, ma tu da qualche cassalora so poco? Io non ho cassalora. No? No. Allora sta faccio la mia, disgraziata, che io pensa solo i libri. Sì, rastu, ma pensava a cassalora mia. Uffa, perdi la fagiola con tutta la cassalora. Niente, ti perdi. Senti qua, secondo me, se viene sta signora è una cosa buona. In qualche maniera facciamo a pagare, almeno ti rilassi, che se no, non ti parlano, ma guardate pure tu. E ti faccio le scarpe a te da diglia. Sì. Non toccate le scarpe che mi collati mai. Andiamo a collati. Tia. Ma ti colla bene. Tampecorone. Ma tu cazzi colla ta bene, perché andare a regalare una colla. Ah, poco mio. E adesso mi stai assettata un poco che non mi reggio più.
Oh, come? Ah, oh, no. Mi sbagliava che da vivo. Ave, giornata. Buongiorno, Teresina. Buongiorno. Sono fresca, sì. Ho una camminata in qualche pollicino. E c'è bisogno, mi domandate, secondo voi vino 29 non ne portava fresca? Ma così tu vedo? Dottore, venite qua, dottore, non sapete che tu non ripassi che dai, mi dovete sempre dire, non sai che devi ripassi, venite qua, toccate, toccate se non mi credete, e poi la carcone mi vai a darsi bene, ma chi tu sai che stai, tu sai che mi hai la vita, e poi mi dovete sempre testa, niente di bene, io non sai niente. Cioè, il tuo canone è un medico vittiova. A Vesta Nova? Quale Vesta Nova? Ciacca, siamo noi a Vesta Nova, che è un motivo, paccio. Tu mi cacciaste paccia mia, tu mi cacciaste paccia. Teresina, puntatemi sei che voglio per pigli i sordi. Mamma mia, come? I sordi? Me la recuperali. Me la recuperali. Teresina, portaste un lava fresco stamattina, ma è no frischi. È quello che sta, mi domanda se è no frischi. Secondo voi che veniamo vinto io? E allora datemi 12 in vita bontà. Veramente? Veramente chi? A me mi servono 12. E ma... E ma chi è mamma e cacca? Atemi che sto per l'anima di morte. Atemi qua, datemi qua. Mamma qua, voglio bello grosso come mi scartate. Che dai mi scarto? Capare nuova palumba. 3, 4, 5, si tenete dell'altro pure. 6, 7, 8. Che dai mi scarto? Che giusto, giusto. 12 in vita. Oh mamma mia. Ca. Pagata mille, ca, oh mamma mia, mi scarto, dove c'è andata via, meno male che ne scevamo mi piccio. Teresina, a dove andate? Ca, veramente, ca, mentitemi l'ova. Da Rita Severino sono partiti gli sconti dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.